Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò un risotto con barbabietola rossa e pancetta. Per prima cosa rosolate in una padella 150 g di pancetta fino a che non avrà rilasciato tutto il grasso e la pancetta risulterà croccante. Nel frattempo, in un'altra pentola, imbiondite mezza cipolla. Quando la cipolla è rosolata, tostate 160 g di riso e poi, una volta che il riso è tostato, sfumatelo con del vino rosso, fermo. Io l'ho sfumato con il Canonao. Ho adoperato questo vino perché è molto corposo. Le barbabietole sono dolci, la pancetta è salata e creerà un contrasto con questi ingredienti. Dopo che la pancetta è rosolata, scolatela dal condimento che si è formato. Dopodiché cominciate ad innaffiare il riso con i primi due mestoli di brodo. E quando il riso ha assorbito i primi due mestoli di brodo, aggiungete 250 g di barbabietola tagliati a pezzetti. Aggiungete il brodo man mano che il riso lo assorbirà. E a circa 10 minuti prima della fine della cottura unite la pancetta che avete rosolato precedentemente. A cottura terminata spegnete il fuoco e mantecate il riso con una noce di burro e della ricotta salata. Mantecate per un paio di minuti e dopodiché impiattate e gustatevi questa prelibatezza. Se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi un like, lasciatemi un commento in descrizione e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale di cucina. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.